Alfa 156 berlina. Fino al 31 marzo con 20 milioni di finanziamento in 36 mesi a tasso zero. Nella vita sarebbe meglio non avere sorprese. Per questo Finanza e Futuro ha creato il primo fondo che seleziona in Europa le aziende nei settori ad alta tecnologia. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Anche per le vostre telefonate urbane, scegliete Wind. E di sera, chiamate in città e fuori porta a 0,8 lire al secondo senza canone, senza scatti alla risposta, IVA inclusa. Abbonatevi gratuitamente al 159. Riprendetevi la libertà di comunicare. Cellula Tridion in acciaio. Buonasera, da pochi minuti sono in campo al Delle Alpi di Torino, Juventus e Roma, è il posticipo domenicale della 23esima giornata di campionato, il punteggio è fermo sullo 0-0. Una giornata a vara di reti quella odierna, pensate soltanto 8 in 6 partite, ieri nei due anticipi ne erano state segnate invece ben 7, ma vediamo il commento alla giornata di Giampiero Galeazzi. Poche le emozioni, pochi gol in questa sessione pomeridiana della sesta di ritorno, schiacciata dal big match del posticipo Juve-Roma. Solo il Cagliari ha cercato di muovere le acque mettendo sotto pressione un Milan irriconoscibile, salvato solo dal portiere Abbiati, tornato in grandissima forma. Un pareggio che serve poco al Cagliari, tanto meno al Milan, che proveniva da 4 vittorie consecutive. Alla fine di una prestazione come quella di oggi non riesci a vincere, ti viene l'amaro in bocca e poi hai problemi morali, però la squadra deve continuare a credere nel gioco. Lavoro di ordinaria amministrazione per l'Inter, che continua a vivere sugli spunti personali dei suoi attaccanti. L'Inter per il derby di domenica con il Milan non avrà Vieri infortunato. È peccato per Christian, però va bene, dobbiamo pensare che siamo una squadra importante, forte, che dobbiamo cercare di vincere domenica se vogliamo arrivare alla fine del campionato con qualche possibilità di vincerlo. È finita in parità tra Bari e Torino, match pari anche alla fine tra Diawara e Garcia in una sorta di kickboxing. Alla regina 3 punti d'oro per il derby vinto con il Lecce, i 3 gol tutti su calci piazzati. Comunque andrà a finire Juve-Roma, il vero botto però del campionato l'ha fatto il Parma. 8 gol subiti in 2 partite. Sarà un caso, ma la squadra di Malesani, da quando il Tardini si è rifatto il look durante il periodo natalizio un nuovo manto erboso, ha rimediato solamente figuracce. Non è che era meglio prima con tutte le buche numerate? Buon campionato a tutti. Un grave lutto familiare ha colpito il difensore della Lazio e della Nazionale, Alessandro Nesta. La società biancoceleste ha esentato il proprio capitano dalla partita di Champions League in programma martedì sera all'Olimpico contro gli olandesi del Feyenoord. E vediamo la schedina Totocalcio numero 33.
Bari-Torino 1-1-X, Bologna-Piacenza 0-0-X, Cagliari-Milan 0-0-X, Inter-Venezia 3-0-1, Perugia-Verona 0-0-X, Regina-Lecce 2-1-1, Atalanta-Ternana 1-2-2, Cesena-Empoli 2-1-1, Monza-Treviso 1-1-X, Salernitana-Genoa 1-0-1, Juve Stabia-Palermo 2-1-1, Mantova-Biellese 1-2-2. La classifica di Serie A, al comando ovviamente sempre la Juventus con 47 punti, segue Lazio 46, Milan 45, Inter 43, la Roma 42. Ricordiamo che Juventus e Roma stanno giocando e potrebbero anche incrementare il loro punteggio. In fondo il Piacenza con 16 punti. Il montepremi Totocalcio, poco più di 10 miliardi, ai 13, in caso di vittoria juventina, poco più di 1 miliardo, 21 milioni ai 12. In caso di pareggio 700 milioni e 13, 31 milioni ai 12, in caso di vittoria della Roma 1 miliardo e 250 milioni ai 13, 39 milioni ai 12. Totogol, montepremi 6 miliardi e 250 milioni. La combinazione 1 2 3 9 10 12 15 17. No, vedo qualcosa che non quadra. 2 10 11 17 29 30 31 32 e qui dovremo un attimo verificare. Qual è giusto? Va bene. Ah, benissimo, allora ripeto la mia. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 17. La ripeto perché ai due vincitori va 1 miliardo e 250 milioni. Ai 7, 7 milioni. Ai 6, 175 mila lire. Ripeto la combinazione vincente del Totogol. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 17. E passiamo alla Formula 1. Tra due settimane prende il via sul circuito australiano di Melbourne il Mondiale 2000 di Formula 1. E la Ferrari sta affilando il suo 10 cilindri sul circuito del Mugello con un Michael Schumacher su di giri fiducioso e anche pungente. Vediamo. Da una settimana da spettacolo la nuova Ferrari sul circuito del Mugello. Prove a porte chiuse, ma i record, frantumati a ripetizione come grissini, hanno richiamato su queste colline toscane centinaia di tifosi, armati di panini e binocoli. Ogni anno, prima del Mondiale, Schumacher ha sempre dichiarato di non aver avuto mai una rossa migliore. Quest'anno le parole sono le stesse, ma la musica sembra diversa. Questa è la migliore Ferrari che hai mai avuto come gli altri anni? Yes, it's true. È giusto, lo ripeto sempre, ma è stato vero ogni anno, perché ogni anno abbiamo avuto una Ferrari migliore di quella precedente. E di nuovo, anche quest'anno è uguale. C'è una differenza però, che i miglioramenti sono molto più grandi di quelli che abbiamo avuto nel passato, e questo è un buonissimo segnale per noi. Villeneuve ha detto che quando si parla di cose irregolari c'è sempre di mezzo la Ferrari. Che ne dici? Listen, Mister Villeneuve può dire quello che gli pare, risponde con un po' di sarcasmo. Dopo la Malesia, alla fine non siamo stati squalificati e questo significa che avevamo ragione. Anche sulla regolarità dell'abitacolo della nuova Ferrari sarà la FIA a decidere. Qualcuno non vuole accettarlo, ma non è un mio problema. Intanto Juventus e Roma sempre 0-0. Passiamo alla Coppa America. La scorsa notte non si è gareggiato per mancanza di vento. E la sfida tra Luna Rossa e Black Magic langue. Ma nonostante il 3-0 attuale per i neozelandesi, gli italiani hanno già vinto il Gran Premio Simpatia, complice il controspot realizzato dai nostri colleghi inviati ad Auckland e che sta ottenendo grande successo e non solo in Nuova Zelanda. E vi lascio proprio le immagini montate da Pierluigi Bonelli, che sino anche di augurio per la nostra barca. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Mauro. Sì, dimmi Sandro. Mi sa che stiamo perdendo. Qui ci vuole un salto di vento di 180 gradi e solo con lo spin che riusciremo a prenderli. Deve cambiare il vento. Come? Deve cambiare il vento. Come? Deve cambiare! Incredibile, incredibile, Sandro! New Zealand si è fermata, sta tornando indietro! Vai, vai!
vento, vento, portami via con te. Oh my God! La Calabria ti presenta le sue immutate bellezze alle soglie del nuovo millennio. Storia, leggenda, bellezze naturali in una sola regione. Se cerchi il tuo equilibrio, prova Orzoro Nestlé. È il modo più gustoso di bere naturale. Orzoro Nestlé, la scelta equilibrata. Rughe profonde? Il retinolo di Roc è ancora più efficace grazie alla doppia azione del nuovo retinol Bactive. Gli alfa idrossi acidi esfoliano la pelle in superficie perché il retinolo agisca in profondità. Risultato? Rughe ridotte più visibilmente già dalla seconda settimana. Nuovo retinol Bactive di Roc. Roc mantiene le promesse. Anche per le vostre telefonate urbane, scegliete Wind. E di sera chiamate in città e fuori porta a 0,8 lire al secondo senza canone, senza scatti alla risposta, IVA inclusa. Abbonatevi gratuitamente al 159. Riprendetevi la libertà di comunicare. Finalmente mi sono liberato di quei due scocciatori e adesso mi posso mangiare lo yomo con gli agrumi di Sicilia. Mi sento il sapore della mia terra, la frutta vera, gli aranci, i limoni, i carretti siciliani. Ma dove l'ho messo? Se ti trovo lo sai cosa ti faccio. Ma dove l'ho messo? Mi! Yomo! Yomo omogeneo con la frutta. Lo yogurt più naturale dell'universo. Non ci credi? Provalo! I capelli bianchi mi deprimono. Ho deciso passo al colore con la colorazione più delicata dei laboratori Garnier. Movida, l'unico tono su tono alla crema nutritiva d'albicocca. Che morbidezza, che colore e addio capelli bianchi. Nuovo Movida alla crema d'albicocca, garantito dai laboratori Garnier, gli esperti europei della colorazione a domicilio. In un mondo fatto di numeri, c'è un numero fatto di persone. Buongiorno 187, sono Alcide. Alcide, siccome soffro di insonnia, la sera chiamo mio nonno che mi racconta la sua vita dalla prima guerra mondiale. Quanto mi costa questo sonnifero naturale? Oggi con i nuovi prezzi di Telecom Italia, chiamare all'interno della stessa città dopo le 18.30 e dei festivi costa solo 18 lire al minuto. 187 di Telecom Italia, un numero fatto di persone. Nuovo Avatab, stoppia azione, l'unico con la forza pretrattante del sapone. Guarda che meraviglia! Lo strato verde ammorbidisce le macchie, lo strato bianco le spazza via. Che pulito! Avatab, forza smacchiante senza pretrattare. L'insulina in flaconi cambia, cambia anche la siringa. I diabetici che utilizzano l'insulina dal 1 marzo non troveranno più in farmacia flaconi e siringhe da 40 unità. Troveranno soltanto flaconi e siringhe più grandi, da 100 unità, secondo le regole dell'Unione Europea. Questo cambiamento non avrà alcuna conseguenza sulla cura del diabete. Resteranno uguali le dosi e il numero di iniezioni al giorno. Ma attenzione! La nuova insulina da 100 unità va usata solo ed esclusivamente con le nuove siringhe da 100 unità. Usare le vecchie siringhe con le nuove confezioni può provocare gravi rischi, perché in questo caso si assumerebbe una quantità di insulina nettamente superiore a quella prevista. Per non mettere a rischio la propria salute, è bene chiedere consiglio al medico di famiglia, al farmacista, al centro diabetologico. Tesoro? Tesoro? Gideone? Gideone? Capoccione mio, che hai fatto? Ah!
al 29 febbraio. Fantastico! L'abbonamento Rai, se subito lo fai, conviene. Ma chi è questa che ci interrompe? La sua signora? Ah, no, è libero. Sì, 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 sì. Sì, precisimo, si potrà solo più. Taggiù, taggiù. Molto tanto bene. No, no, sto parlando con il cane, sono sola. Cuccia, Gedeone, sono sola. Senti, se vengo domani a nuovo. Io non so voi, ma vorrei gridarlo. Viva Sanremo! E me lo permettono. Ma sì, qui su Rai 1, mercoledì, ore 20:50, insieme a Alice, Gerardina Trovato, Amedeo Minghie e Mariella Nava, i Mattia Bazzar, Jenny B, i Lithium, Mas Gazzè, Ivana Spagna, Marco Masini, Padre Alfonso Maria Parente, Mietta e tanti tanti altri che saranno una vera sorpresa per tutti quanti. E poi la mia valletta. Oh, la mia valletta è straordinaria. Volete sapere? No, non ve lo dico. Se volete vederla, sarete qui con noi a Viva Sanremo, mercoledì, ore 20:50 su Rai 1. Oh, vi aspettiamo e lo grideremo tutti insieme. Viva Sanremo! Oh, vi aspetto, eh. Felice sera. Tra poco in prima visione televisiva Rai potrete seguire la prima puntata della seconda serie di Un medico in famiglia. Il programma è sottotitoli in italiano alla pagina 777 ed in inglese alla pagina 778 di Televideo. Buona visione. Martedì 29 febbraio su Rai 1 alle 21 torna Circus e potete collaborare anche voi a costruire il programma segnalandoci temi, storie e fatti che vi piacerebbe vedere in TV. Telefonateci allo 0769 73961 oppure inviateci un fax, il numero 06 37 21 040 oppure un'email, l'indirizzo circus@rai.it. Finit presenta Evai, il computer pronto per navigare in internet, consegnato e installato dove vuoi tu. Evai! Costa solo 69.000 lire al mese. Per saperne di più, chiama il numero verde 800 018787. Finit, porta internet a casa tua. Faccio in tempo a mangiare qualcosa. Prendi tutto quello che vuoi, veloce. Esagerato. Vuoi che mi trasformi in una tutta ciccio e brutto? Il minimo per una mostruosamente golosa. Golosa sì, ma nel modo giusto. Kinder Bueno, guarda, cuor leggero. Leggera e particolarmente povera di sodio, acqua panna, bevuta tutti i giorni, fa rinascere il tuo corpo. Acqua panna, poco sodio, contro la ritenzione idrica. Un colore così intenso e luminoso per più di 4 settimane, senza neanche un capello bianco. Testa Nera presenta Vital Colors, la colorazione a lunga durata con olio d'albicocca per colori di straordinaria intensità. Per 2, 3, 4 settimane ancora di più, con una copertura al 100% dei capelli bianchi. Così luminosi anche dopo 4 settimane. Colori intensi, copertura perfetta per settimane. Vital Colors, da Testa Nera, la qualità professionale. Come si nutre un campione? Danè, Danone, Pippo! Che fresca bontà! Ti dà più dell'80% di latte, tanto calcio e proteine. Danette Danone, ti nutre da campione. Dinamismo, sportività e sicurezza. Nuova Renault Megane Station Wagon Sport. Stay active, stay beautiful. Ma Russo, finito il caffè, siamo scesi a Porsena. Questo fa lo gnorri. Eccolo qua! Chi sta qui per me? Eh già, per te sì e per me no. Forse non aveva capito. E che parlo arabo? Kimbo, il caffè di Chiama il Caffè. One day, I used to say that a lot. One day, I'll sail every ocean using my heart as a compass. One day, I'll see the enormous good my brother's done in Africa. Today is one day that I'll absorb every single second of World Online, freedom of movement. Che gioia una nastrina calda di forno, nata dall'inconfondibile intreccio della miglior pasta sfoglia,
un piacere unico, per una colazione che profuma di brioche. Nastrine Mulino Bianco, chi mangia sano trova la natura. Qualche volta ho sognato di vivere una vita normale, voglia di casa, di concretezza, di cose che mi somiglino. E Scavolini è come me, ama i dettagli, le cose belle, la qualità vera. Credo che Scavolini sia la più amata dagli italiani proprio perché è autentica, come te. Ma quanto è grande sto bagno turco! Oh, ma dove siamo finiti? Ma che paradiso! E sto profumo! Posso offrirvi il caffè? Chi è? Oh, salve signorina! Beh, grazie! Un caffè non si rifiuta mai! Ammazza quanto è buono! Oh signorina, senta, già che lei è indigena, no, del luogo, ma questo che paradiso è? Posso offrirvi il caffè? Dai! E pigliamo un altro caffè! Signorina, lasci che glielo dica, questo caffè era ottimo, qualità oro la lazza. Ma vannassene da sta pubblicità, come si fa? Posso offrirvi il caffè? Oh. Ma perché non offrirlo pure a qualcun altro? Oggi qualità oro vi offre 8 caffè in omaggio. Questa è matematica, se siamo in paradiso, lei è morto. Ma perché solo io? Ma che le paro morto io? No. E allora il morto è lei, vede che fila, è un concetto. Ah. Tom è un bambino super attivo, non riesco a stargli dietro. Così prendere Jerry è sembrata una buona idea. Stanno sempre a rincorrersi, proprio come nei cartoni animati. Tom segue Jerry sempre nei posti più sporchi. È terribile. Beh, dividono proprio tutto. Oggi c'è nuovo Dash Hygienic, il detersivo igienizzante che aiuta a proteggere contro i germi già a 30 gradi. Il risultato è un bianco puro, un bianco di cui fidarsi. A volte non so più chi è Tom e chi è Jerry. Resisti! Sta per arrivare la nuova Nissan Almera. 3 porte, 5 porte e monovolume. Resisti? Nutriente! Golosa! Nutriente! Al cacao! L'ora di merenda rischia di essere un braccio di ferro tra mamma e ragazzi. Per fortuna c'è Kinder Delis. Ma così non vale! Kinder Delis, l'equilibrio giusto tra nutrimento e gusto. Caro Marchegiani, a mangiare pedine sono un fenomeno. Caro Di Biagio, eri più bravo a mangiarti i gol. Oh ragazzi, attenti a non stancarvi troppo. Oh. È incredibile. Sembra che per loro il tempo si sia fermato al 99. Quando sono passati alla Banca di Roma. Il conto del tuo futuro della Banca di Roma aiuta a restare giovani, perché c'è tutto per vivere senza preoccupazioni. Ho vinto! Sì, hai vinto. Giusto lì. Eh sì. C'è una nuova macchina. Una nuova concezione tecnologica. E funziona ad acqua. È Jetsi, la nuova macchina di Rex. L'unica lavabiancheria ad asse inclinato. Rex, fatti per essere il numero uno. Cereali super golose! È la magia di Cereal X! Una festa a colazione! Cereal X, nuovo da Mulino Bianco! Linda! Sì? Mia figlia sarebbe contenta di saperti qui. Uno dei più grandi successi di Rai 1 torna con nuove storie e nuovi personaggi. Aiuto! Come ha detto che si chiama? Linda. Come vengo in video? Tale quale Harrison Ford. Questa è Narva di Curse. Linda, il brigadiere e... Ma questa è morta. Da venerdì 10 marzo, 20:50, Rai 1. Eccitante. Ci sto. Io no. Dopo Leonardo da Vinci, un'altra grande serata di speciali Super Quark. Cristoforo Colombo, storia di un incredibile viaggio. Scienza, avventura, tecniche, armi. Il viaggio di Colombo ricostruito con filmati, documenti, riprese realizzate sui luoghi. E anche la testimonianza del suo ultimo discendente. Come si viveva a bordo, le paure, gli scontri, le passioni di 90 uomini che cambiarono la storia del mondo. Cristoforo Colombo, un grande personaggio per una grande televisione. Venerdì 3 marzo, Rai 1 ore 20:50. Apriti sedano! Apriti bastardo! Apriti! Digita www.yol.it.
Apriti sesamo! Ti si apriranno porte che non avresti mai pensato. Mamma, faccio merenda! Ciao, fratellone! Fratellone? Siamo della stessa famiglia. Latte, fetta al latte. Non farmi ridere, io sono latte fresco. Ce l'ho anch'io. Ah sì? Ma io ho vitamine, proteine, calcio. Anch'io, e ho anche il pan di Spagna e il miele. Kinder fetta al latte, una merenda al latte. Ok, fratellino, d'ora in poi io a colazione e tu a merenda. Kinder fetta al latte, latte da mordere. Da testa nera, Vital Colors, la colorazione a lunga durata con olio d'albicocca. Colori intensi, per più di 4 settimane, senza neanche un capello bianco. Così luminosi, a lungo. Colori intensi, copertura perfetta. Vital Colors, da testa nera. Mal Russo, finito il caffè, siamo scesi a Borsellino. Questo fa lo gnorri. Eccolo qua! Chi sta qui per me? Eh già, per te sì e per me no. Forse non aveva capito. E che parlo arabo? Kimbo, il caffè ti chiama il caffè. Sì, adesso pulisci, ma vediamo cosa succede poi durante il giorno. Visto? Riproviamo. Ecco, solo via Cal prima rimuove il calcare, poi... lascia un velo antigoccia che protegge dalle macchie d'acqua per una brillantezza che dura. Quell'aroma, quel buon sapore di latte e caffè. Da oggi li ritrovi in un biscotto unico. Intrecci Mulino Bianco, il nuovo profumo del mattino. Nuovi intrecci, colazione all'italiana. Finalmente l'antiaderente a prova di forchetta. Meteorite di Lagostina. Maybelline chiede: cosa dicono le labbra più brillanti? Più idratazione. Nuovo Moisture Whip, arricchito con il 66% di agenti trattanti e idratanti per labbra più morbide. In 20 colori da urlo. Nuovo Moisture Whip. It's new. It's Maybelline New York. C'è chi si prepara ogni giorno a una sfida e chi prepara le cose con amore. Chi punta sempre al massimo e chi al meglio. Perché Bon Roalaia ha tutto, la leggerezza del tacchino e il più invitante dei sapori. Dinamismo, sportività e sicurezza. Nuova Renault Megane Station Wagon Sport. Stay active, stay beautiful. Sanremo e non avete visto. A Frontiere, stasera alle 22.50, l'emozione dei cantanti a pochi secondi dall'entrata in scena. Come è andata davvero la cena di gala, ma soprattutto delle polemiche, le incursioni di Striscia la Notizia, le confessioni di Inés Sastre, le riunioni di lavoro e i segreti del più importante appuntamento del mondo dello spettacolo. Frontiere, stasera ore 22.50. Amici, mi raccomando, tutto quello che volete sapere su Sanremo che non avete visto, che non saprete mai, ma saprete adesso, tra pochi minuti. Dove? Giochi senza Alava. Giochi? E la Svizzera gioca a Zoli. Giochi senza? Frontiere. No, frontiere. E basta. Frontiere, i giochi non c'entrano. Frontiere. Perché siamo davanti. Frontiere. È proprio così. Hai capito? O giornalista Sposini. Venite da Euronics. Scoprirete che nel prezzo è compreso molto più di un elettrodomestico. È compreso anche chi ve l'ha venduto. Euronics funziona. All night long, all night long.
Soffrendo di insonnia, la sera chiamo mio nonno che mi racconta la grande guerra. Ma quanto mi costa? Oggi con noi all'interno della stessa città, dopo le 18.30 e nei festivi, spende solo 18 lire al minuto. 187 di Telecom Italia. Un numero fatto di persone. Dall'Istituto Geografico De Agostini, città del mondo in CD-ROM. Inizia il tuo viaggio. New York con guida e cartina è già in edicola a sole 4.900 lire. E in più, scopri il nuovo milione. Lo prendo io? No! Sì! Signorina, lasci che glielo dica, questo caffè era ottimo, qualità oro lavazza. Ma bannassene da sta pubblicità, come si fa? Posso offrirvi il caffè? Ma perché non offrirlo pure a qualcun altro? Oggi Qualità Oro vi offre 8 caffè in omaggio. Nuova Seat Torino. Per conoscerla meglio, chiamate l'800 077 444. Terza legge della nuova economia. Prima di tutto, arrivate prima. I can't stand the rain against my window. You're bringing back sleep. C'è sempre qualcuno che arriva prima degli altri. Chi è arrivato a Fineco Online ha scoperto un nuovo modo per investire via internet alla velocità del pensiero. Fineco Online. The new economy. L'insulina in flaconi cambia, cambia anche la siringa. I diabetici che utilizzano l'insulina dal 1 marzo non troveranno più in farmacia flaconi e siringhe da 40 unità. Troveranno soltanto flaconi e siringhe più grandi, da 100 unità, secondo le regole dell'Unione Europea. Questo cambiamento non avrà alcuna conseguenza sulla cura del diabete. Resteranno uguali le dosi e il numero di iniezioni al giorno. Ma attenzione, la nuova insulina da 100 unità va usata solo ed esclusivamente con le nuove siringhe da 100 unità. Usare le vecchie siringhe con le nuove confezioni può provocare gravi rischi, perché in questo caso si assumerebbe una quantità di insulina nettamente superiore a quella prevista. Per non mettere a rischio la propria salute, è bene chiedere consiglio al medico di famiglia, al farmacista, al centro diabetologico. Io non so voi, ma vorrei gridarlo. Viva Sanremo! E me lo permettono. Ma sì, qui su Rai 1, mercoledì, ore 20.50, insieme a Alice, Gerardina Trovato, Amedeo Minghi e Mariella Nava, i Mattia Bazzar, Jenny B, i Lithium, Mas Gazzè, Ivana Spagna, Marco Masini, Padre Alfonso Maria Parente, Mietta e tanti tanti altri che saranno una vera sorpresa per tutti quanti. E poi la mia valletta, oh, la mia valletta è straordinaria. Volete sapere? No, non ve lo dico. Se volete vederla, sarete qui con noi a Viva Sanremo, mercoledì, ore 20.50 su Rai 1. Oh, vi aspettiamo e lo grideremo tutti insieme. Viva Sanremo! Oh, vi aspetto, Due finanzieri uccisi e due feriti in uno scontro con un blindato dei contrabbandieri. Ma non erano morti annunciate, si domanda Carlo di Napoli, e Francesco di Cuneo propone una soluzione per vincere il contrabbando alla radice. Diminuire il prezzo delle sigarette abbassando le tasse, così lo Stato risparmierebbe i costi della guerra tra guardie e ladri. Ma più in generale ci si chiede, le forze dell'ordine hanno il potere per combattere il crimine oppure hanno le mani legate? Voi cosa ne pensate? Potete telefonare allo 0769-73961 oppure inviare un fax, il numero è lo 06-37-21-040 oppure un'email, indirizzo circus@rai.it. Arrivederci!
Buonasera, benvenuti al TG1. 5 persone fermate in Calabria per la faida tra clan dell''Ndrangheta che ieri ha lasciato sul terreno 4 morti nel corso principale di Strongoli, in provincia di Crotone. I carabinieri avrebbero preso sicari e mandante. La macchina della vendetta si sarebbe messa in moto nella seconda metà del novembre dello scorso anno in seguito all'omicidio di Otello Giglio in un bar di Strongoli. Una vendetta andata a vuoto una settimana fa sulla 106 Ionica, ma portata a compimento sul corso principale del comune crotonese. Questo il quadro ricostruito dagli inquirenti sulla strage. 5 le persone fermate finora: Salvatore Giglio di 35 anni, Francesco Giavatano e Rocco Laratta di 28, Vito Mazzei di 24 e Francesco Rizza di 25 anni. Sono tutti indiziati di pluriomicidio. Intanto una Strongoli sgomenta e silenziosa ha reso l'estremo saluto a Ferdinando Chierotti, l'anziano colpito da una pallottola vagante durante la sparatoria in cui sono stati assassinati Salvatore Valente, Otello Giaratano e Massimiliano Valente, tutte e tre in odore di mafia. Per gli inquirenti Strongoli sarebbe al centro di una sanguinosa faida tra gruppi avversari un tempo alleati. Intanto stanno meglio, ma dicono di non aver visto in faccia i sicari i 4 carabinieri feriti durante l'inseguimento dell'Alfa 145 sulla quale si sono dileguati i componenti del comando. Forse tra i fermati i killer del gruppo di fuoco che stavolta non ha fallito e Strongoli è ripiombata nel terrore. Domani il ministro dell'interno Bianco andrà a Brindisi, dove sono attesi i rinforzi di uomini e mezzi per le forze dell'ordine impegnate nella lotta al contrabbando. Ancora domani, tra aspre polemiche, comincia in aula alla Camera la discussione sul pacchetto sicurezza. Il polo ha reagito all'invito del presidente del Consiglio D'Alema di fare in fretta e di non perdersi in inutili chiacchiericci. Per il presidente di Alleanza Nazionale Fini i ritardi sono dovuti alle divisioni nella maggioranza. Frattini di Forza Italia dice che il centrodestra da tempo ha chiesto di accelerare i tempi. Il sottosegretario all'interno Brutti replica che il ritardo è dovuto invece alle divisioni nel polo e che presto il provvedimento sarà approvato. Non c'è accordo tra Polo e Radicali in vista delle elezioni regionali del 16 di aprile. Secondo Emma Bonino è stato Silvio Berlusconi a dire no alla riforma in senso maggioritario e ai referendum per la rivoluzione liberale. E i radicali sono pronti a correre da soli. Secca la risposta di Paolo Bonaiuti, deputato di Forza Italia e portavoce di Berlusconi, converrà ai radicali trovare spiegazioni più credibili per i loro elettori. Il confronto comunque continua, per nuove proposte c'è tempo fino al 16 marzo. E il centro-sinistra, sempre più diviso, continua a cercare una soluzione al caso Bassolino. Angius per IDS ha detto c'è il rischio di perdere le elezioni. Non crollano i democristiani in Germania nonostante lo scandalo dei fondi neri al partito. La CDU nelle elezioni regionali dello Schleswig-Holstein si sono attestati al 34%, cedendo 3 punti rispetto alle precedenti elezioni. I socialdemocratici del cancelliere Schröder si confermano il primo partito della regione con il 43%, aumentando i consensi di 4 punti in percentuale, balzo in avanti dei liberali, mentre i verdi indietreggiano ma dovrebbero restare al governo regionale insieme ai socialdemocratici. Anche il Papa è stato spiato da Echelon, il potentissimo sistema anglo-americano di satelliti capace di intercettare milioni di comunicazioni in Europa via telefono, fax e internet. Messaggi diretti da Giovanni Paolo II ad alti prelati sarebbero finiti sul tavolo dei funzionari dei servizi segreti inglesi. La rivelazione è stata pubblicata in Gran Bretagna dal Sunday Times, che cita ex agenti segreti. Tra gli obiettivi di Echelon anche Madre Teresa di Calcutta e Lady Diana, che sarebbe stata tenuta sotto controllo durante la sua campagna per la messa al bando delle mine anti-uomo. Calcio: nel big match serale la Juventus ha battuto la Roma per 2-1 e mantiene il primo posto in classifica a 4 punti dalla Lazio. Va alla Juventus l'attesissimo posticipo serale con la Roma. Sotto lo sguardo dell'avvocato Agnelli in tribuna partono bene i bianconeri. Pippo Inzaghi il più pericoloso e la difesa ospite va in affanno in un paio di occasioni. Poi i giallorossi reclamano 2 volte, la prima con Montella, la seconda per fallo di Tacchinardi su Del Vecchio. Braschi ignora e sul proseguo dell'azione passa in vantaggio la Juve. Respinta della difesa, gran botta al volo di Davids e Antonioli è battuto 1-0. Ma la Roma reagisce, 7 minuti più tardi arriva il pareggio. Del Vecchio inventa un aggancio perfetto e mette dentro. Ed ora sono i giallorossi a prendere il sopravvento. Su un lungo lancio Montero ferma volontariamente di mano da ultimo uomo e scatta il cartellino rosso.
Juventus in inferiorità numerica, Roma che aumenta la pressione in chiusura di primo tempo e sfiora il vantaggio in due occasioni. Van der Sar è bravo prima e fortunato poi quando salva Pessotto sulla linea. Così in apertura di ripresa è la Juventus ad andare in rete. La deviazione di Aldair tradisce Antonioli, Inzaghi è appostato sul secondo palo ed è 2-1. Bravissimo ancora Van der Sar su Del Vecchio, dall'altra parte invece Inzaghi butta al vento la possibilità del terzo gol perdendo l'attimo giusto. Ma non è necessario per la vittoria bianconera, finisce 2-1 per la Juventus che sale a quota 50 portando a 4 i punti di vantaggio sulla seconda, Roma invece quinta a 42 punti. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Domani al nord sereno, poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità a cominciare dal settore occidentale con qualche precipitazione su zone alpine e Liguria. Al centro irregolarmente nuvoloso, gli addensamenti più consistenti sugli Appennini, ampie schiarite dalla serata. Irregolarmente nuvoloso anche al sud, soprattutto sul versante ionico, in lieve aumento la temperatura. Prossimo appuntamento con il TG1 della notte a mezzanotte e mezzo. Grazie per l'ascolto. Arrivederci. Oggi è un grande giorno. Tutti noi ne siamo testimoni. Non cedere mai alle lusinghe del male. Non cedere mai alla menzogna. Non cedere mai alla tentazione. Non cedere mai alla tentazione. Cellula Tridion in acciaio. Nella vita sarebbe meglio non avere sorprese. Per questo Finanza e Futuro ha creato il primo fondo che seleziona in Europa le aziende nei settori ad alta tecnologia. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Ho suonato due volte anche se avevo la chiave. Benvenuti nel mondo Berloni. Un mondo di cucine così belle e accoglienti che ti viene voglia di ballare. Che si balla al flamenco in questo weekend. Bella tu sei davvero. Ed aumenta il mistero. Berloni, una bellezza forte più del tempo. Nuove tecnologie, nuovi processi produttivi per una nuova generazione. La nuova classe da Skoda. Che vuol fare, Linda? Commissario. Nuove storie. È morta tra le 11 e mezzogiorno. Era già morta. Mio marito non è un assassino. Aiutami. Nuovi personaggi. Quattro appuntamenti da non perdere. Ormai ho preso un impegno. Allora da sbrighi da sola. Oh mio Dio! Mamma! Ma che vi conoscete? Mio figlio! Linda. Il Brigadiere e da venerdì 10 marzo 20:50 Rai 1. Ha deciso di aiutarmi? Solo di invitarti a cena.